9.35 di mattina, cosa dormite a fare? Sta zitta. Melita? Melita? Buongiorno. Ma no, ragazzi. Iniziamo malissimo, ve lo voglio dire. Solo con il buongiorno sono già partito. Siete due scemi. Sì, beh, questo lo sai. Però c'è anche la terza, c'è anche la terza scema, c'è anche Laura. Ecco. Scusa Melita, però diciamo che tu parli piano perché tuo compagno, tuo marito e tuo figlio stanno dormendo ancora, giusto? Stanno dormendo, quindi mi sono svegliata alle 8 per avere una voce decente. Tu mi dici che ancora è troppo bassa. No, ma va benissimo così, va benissimo. Ecco, però c'è, io immagino la gente che ovviamente ti conosce, ecco, c'è l'accomunare la voce così e ovviamente anche al personaggio fisico. Scusate, devo andare. Sì, infatti. No, allora come farebbe non riusciamo più di qua. Capirai la mia citazione, Melita. Come farebbe il professore? Ti chiedo, ma che pigiamino hai questa mattina? Guarda, io no, vabbè, non posso dirvelo perché altrimenti poi Gualdi se ne va veramente. Ho un baby doll davvero. Sei andato anche regista. Qua rimango sola, te lo dico. Allora, smettiamola. Usciamo da questo tunnel per cortesia. La calda e anche i calzettoni. Ok, bene, calzettoni bene. Bene, però no, perché ho citato. Ma piove, io non so lì da voi, ma c'è diluvio universale. Tutta Italia piove, più o meno. Sì, piove. Ma la tua voce calda sta riscaldando tutto. Che palle. No, io perché ho citato il professore della casa di carte? Perché tra le tante cose che uno può fare a casa, come insegna Melita con il suo compagno, il suo figlio, la parodia di una serie TV. Tu stai facendo la casa di casa, che è una cosa fighissima. La casa di casa che è la parodia della casa di carta su Netflix, non so se lo conoscete. Ma l'ha vista tutto il mondo in questo periodo. Che meraviglia, bellissima. Noi siamo innamorati, quindi Andrea, comunque è un creativo, c'ha mille idee, non vedeva l'ora di farla, perché tutti gli dicono, guarda che tu sei uguale al professore, io per prima ovviamente, e quindi gli ho sempre detto, ma perché non porti da qualche parte il personaggio del professore? E lui si è chiuso in camera un giorno, ha partorito la serie. Ah, così. E tu che ruolo hai? Che cosa fai? Io faccio l'ispettore. Muriglio. Però probabilmente adesso nei prossimi episodi magari cambio. E cerchiamo di evolvere anche questa parodia, vediamo. Senti, altro perché c'è Daniel sempre in mezzo che urla come un matto, è ovvio. Senti, se non lo vedessi, ma abbiamo fatto dei tagli dove lui non c'è che fanno veramente molto ridere. Melita, senti una cosa però, cioè a parte la casa di casa, ma come fai a passare il tempo tutta la giornata con Opiez e Core e ovviamente anche con il compagno? Come vi organizzate? Mamma mia, tra un po' girerò anche il cibo di casa perché sto sempre a cucinare, uno. Però beh, c'è tanta pazienza. Gli ultimi 3 giorni sono stati veramente difficili perché secondo me il bimbo, o comunque i bambini, forse Laura mi potrà dire... dare conferma, stanno veramente andando un po' fuori di testa, ecco. Sì, capiscono che c'è qualcosa che non va, secondo me, poi magari... Beh, il tuo quanti anni ha, diciamolo, perché magari non tu... 2 anni e 4 mesi. 2 anni. Cioè, in realtà se hanno tenuto duro 1 mese e mezzo è già tantissimo. Ecco, è questo il fatto. Però sento anche i bambini delle mie amiche che comunque stanno impazzendo, cioè urlano, fanno i dispetti, fanno i capricci. Proprio nell'ultima settimana, quindi secondo me è proprio la tempistica. Insomma, dai, portiamo pazienza e teniamo duro, Meli. Assolutamente. Senti, Melita, noi ti salutiamo, ti ringraziamo del tuo intervento. Io ti chiedo un ultimo piacere personale, se mi mandi una foto di come eri vestiti al telefono. Come eri, insomma, va bene? Te lo giuro. E poi infarta, non lo fare! Ciao Melita, salutaci la famiglia. Ciao.